La mia proposta di legge è esposta sul sito che si chiama www.progettodrogaesicurezza.it. Progetto Droga e Sicurezza non è che tra l'altro sia il nome esatto, perché sembra che si tratti solo di droga e di sicurezza, mentre invece io comprendo anche l'alcol. Questi due problemi sono problemi che è difficile assolutamente eliminare. Non si potranno quasi sicuramente nemmeno eliminare, però si possono almeno regolamentare. Con questa proposta di legge, la regolamentazione avviene in una maniera abbastanza semplice e naturale. Dunque, ci sono delle categorie che durante il loro lavoro tengono in mano molte vite umane che devono essere controllate. Non si possono permettere il lusso di fumare droga, di assumere droga comunque in ogni caso e nemmeno di ubriacarsi. Devono essere controllati, quindi da parte dell'USL, da parte del governo innanzitutto, da parte dell'USL, da parte delle ditte dove lavorano, ci devono essere dei sistemi assolutamente adeguati per poterli controllare. Questo può essere fatto con la collaborazione di molte persone che secondo me dovrebbero interessarsi a questa mia iniziativa, che premetto è un'iniziativa privata fatta da me personalmente insieme a un'altra persona. E questa iniziativa tende appunto a fare che le persone almeno si autoregolino un po'. Noi non, con questa proposta di legge non abbiamo intenzione di vietare l'uso della droga né di vietare l'alcol, ma almeno di regolamentarlo per questa categoria di persone. Se poi queste categorie di persone alla fine cioè vogliono comunque drogarsi e vogliono comunque bere, lo possono fare, ma non nelle ore di lavoro. È abbastanza semplice. Comunque, da parte dell'USL, da parte delle ditte stesse, che anche loro devono tenere controllate i loro addetti ai lavori, con dei sistemi adeguati, mezzi tecnologici, mezzi che comunque sono come per, ad esempio delle cartine tornasole, di quelle che si possono appoggiare sulla fronte e vedere con il colore che assumerà la sostanza di cui è impregnata questa cartina con il sudore reagisce e si vede se questa persona è dopata oppure ha anche bevuto. Beh sì, diciamo che è stato abbastanza complesso anche perché sono passati quasi 2 mesi per ottimizzare il sito, ottimizzare tutto, diciamo così, il discorso da presentare alle persone. Però alla fine speriamo di poter mandare avanti questa cosa, ecco. Per ora poche, ma speriamo che comunque col tempo la gente cominci un pochino a ragionare, perché è di buon senso che si tratta. Sotto un certo aspetto, diciamo che la gente è stanca di vedere strafalcioni anche politici alla fine, di conseguenza non si fida più, non può più fidarsi di una politica che è indecisa anche lei su quello che vuol fare. Il messaggio che voglio lanciare io è abbastanza semplice. Con il sito www.progettodrogaesicurezza, tutto attaccato.it, voglio sensibilizzare tutte le persone che hanno avuto a che fare con questo problema, sia di alcol che di droga. Tutte le persone che lavorano in queste categorie, nella proposta di legge che io faccio, possano sottoscrivere la mia legge. Io vorrei che si rivolgessero a questo sito dove ci sono indicate le email necessarie per poter corrispondere con noi e anche un numero di telefono che io tengo sempre acceso. Chiunque leggerà questo sito, spero che si sensibilizzi e che possa sottoscrivere appunto a questa mia proposta di legge. Io penso solo che a questo punto ci sia solamente bisogno di buon senso. Questo è il punto cruciale di tutto, secondo me. Adesso sta a voi decidere.